Benissimo, vediamo LSL Forge che avete già installato. Se avete installato LSL Forge, quando da Eclipse entrate potete fare un new e costruire un progetto LSL Forge Project. Se non lo trovaste, potete sempre cercarlo in Other. In Other vedete che qui ci sono varie opzioni e fra le tante opzioni, se cercate LSL Forge, vedete che compare LSL Forge Project. Quindi noi costruiamo un nuovo progetto, chiamiamolo video per il momento, e dentro questo progetto, eccolo qua, non c'è nulla all'inizio. Quindi la prima cosa che bisogna fare è di costruirci come minimo uno script. Quindi andiamo. Dobbiamo fare un LSL script che non c'è, quindi cerchiamo in Other e in Other cerchiamo anche qui LSL e LSL Forge script. Facendo in questo modo ci chiede il nome del nostro script e noi lo chiamiamo video. Ok, allora notate che avendolo costruito in questo modo con LSL Forge installato, costruire uno script significa in realtà costruire due file, uno che si chiama lslp, che è quello dove noi andremo a scrivere, e poi però a coppia compare anche un secondo punto lsl che sarà ciò che noi andremo poi a copiare e incollare in Second Life o in OpenSea. Allora, lui normalmente presenta uno script molto semplice che è questo, dove vedete abbiamo uno state entry e un owner 6 e lo scripter. Ora vedremo quali sono le caratteristiche per cui LSL Forge diventa interessante. Ad esempio, supponiamo di voler fare qualche cosa che ci permette di reagire a un tocco. Allora, sappiamo che c'è un touch e qualche cosa, supponiamo di non ricordarci, possiamo fare TOU, vedete che mi dà errore, ma se faccio CTRL e barra spaziatrice, CTRL spazio, mi fa vedere fondamentalmente tutti i comandi che iniziano, cioè tutti gli eventi in questo caso, che iniziano con touch. Quindi abbiamo touch start, e mi fa vedere quali sono i parametri e mi fa vedere anche un pochino di documentazione, no? Quindi cliccandolo così vedete che mi compila automaticamente tutto fino alla parentesi graffa e mi manca da scrivere la parentesi graffa chiusa. Se io ho dei problemi, nel senso che ho sbagliato, vedete che mi segnala un errore. Quindi questo errore vuol dire che a tutti gli effetti non compilerebbe. Quindi per farlo compilare non dobbiamo avere queste x oltretutto si traducono in x rosse anche a questo livello e si vedono anche cliccando qui dove c'è scritto problems e vedete che mancano delle cose. Quindi per farlo zittire dobbiamo scrivere tutto correttamente e vedete che spariscono i segni rossi. Dopodiché qui possiamo fare i nostri comandi. I nostri comandi, ad esempio, sapete forse che possiamo fare prendere il nome dell'avatar che ha toccato. Quindi possiamo fare LL e poi detected, che però non mi ricordo, CTRL spazio, mi fa vedere tutte le varie funzioni, fra cui c'è L detected key che appunto mi torna la chiave dell'avatar che ha detected key in questo caso mi fa vedere praticamente mettiamo 0. Ok, e questa cosa la possiamo mettere dentro una nostra variabile. Allora, le variabili possono essere delle variabili globali, ma qui posso scrivere ad esempio av uguale avatar
uguale LDetected key. Vedete che è sbagliato perché avatar devo definirlo, dobbiamo scrivere key avatar. E quindi questo è un primo punto. E poi abbiamo visto che se scrivo un if av, ecco, non me lo completa avatar, ma se avatar fosse stata una variabile globale, quindi la scriviamo qua, scriviamo key avatar, le variabili globali spesso si mettono tutte in maiuscole, così si capisce che sono globali. E poi qui facciamo av control spazio, vedete che tra tutte le completion compare anche le variabili globali, quindi possiamo avatar, e quindi abbiamo anche questa utilità, no? Che possiamo vedere se avatar è il nostro. A questo punto potremmo dire if avatar uguale l get owner. Vedete che abbiamo l'owner dell'oggetto. Ok, e a questo punto possiamo dire ll6 tu sei l'owner. Vedete che me lo dà sbagliato perché qui abbiamo che il primo argomento di ll6 dovrebbe essere un intero e quindi vuol dire che se noi andiamo anche qua, dice che il primo parametro è questo integer channel. E dobbiamo metterci 0. Ok, allora l'altra cosa che abbiamo visto è che è possibile anche mettere delle funzioni. Quindi, ad esempio, se questa funzione la volessimo facciamo copia e qui facciamo una funzione che chiamiamo la chiamiamo owner e gli passiamo, anzi, senza niente, owner, e dentro questa funzione gli mettiamo proprio questo pezzo di codice, quindi if avatar uguale lgetOwner tu sei l'owner. Allora a questo punto qua possiamo sostituire tutta questa con o control spazio, vedete che mi compare owner e quindi abbiamo il nostro vedete che è ancora sbagliato, aperta, chiusa e quindi abbiamo il nostro programmino che è tutto costruito. Diciamo che quello che va usato alla fine è il punto LSL che in questo caso vedete che è praticamente uguale. Ma ci sono delle situazioni in cui il punto LSL è diverso. E questo vedremo meglio nelle puntate successive. Compare quando si chiede, per esempio, quindi se noi andiamo su, allora su Windows si bisogna fare Windows e poi qui c'è Preferences e su Mac si fanno le Preferences direttamente in quest'altro punto. Ma il concetto che poi andando su LLSLForge c'è la possibilità di specificare dove va a prendere l'LSLForge, questo l'ho fatto vedere nel video per installare le nuove versioni e soprattutto si potrebbe dire enable optimization. Allora, quando facciamo enable optimization, succede che la compilazione potrebbe essere diversa da quello che vediamo. Allora, a lezione ho fatto vedere un esempio, semplifichiamo questo script, anzi, non facciamolo così, tanto possiamo aggiungere. Ah, per inciso, visto che ci siamo, annotiamo che qui sulla destra c'è una traccia dove ci dice tutte le variabili,
ci fa vedere anche le funzioni, vedete queste funzioni, e tutti gli stati con tutti gli eventi. Quindi questa mappa del nostro script è molto molto interessante e importante per poterci lavorare. Ora supponiamo che nello state entry io faccia un'operazione in cui chiedo, per esempio, faccio un float, diciamo angolo, e questo angolo lo diciamo che è uguale a arco coseno di 0. Ok, allora se abbiamo impostato l'ottimizzazione, vedete che questo angolo che calcolo non viene a tutti gli effetti usato, quindi in realtà non serve a niente. Se andiamo nel compilato, in effetti vedete che beh, intanto vedete che lui non ha scritto LL a cos, ma ha messo direttamente questo numero che è a tutti gli effetti pi greca mezzi. Cioè 1,57 è la metà circa di 3,14. Questo l'ha fatto perché gli abbiamo detto di fare l'ottimizzazione, quindi lui praticamente questo angolo in realtà non ha chiamato, non vi fa chiamare la funzione che vi fa perdere del tempo, ma calcola già in questo momento qual è il valore che ci andrebbe dentro. E quindi rende lo script più semplice. Ma qui possiamo poi scrivere più angolo, se vogliamo stampare l'angolo in radianti. Vedete che qui ci dà errore perché l'angolo è in un float e noi invece dobbiamo avere una stringa, quindi dobbiamo fare string, anche qui ci aiuta. Quindi se noi mettiamo l'angolo dentro l'owner6 in questo modo, se andate a vedere, ok, ce l'ha scritto correttamente. Mi sarei aspettato che facesse anche un'ottimizzazione ancora più forte che a lezione abbiamo visto, ma comunque già così è interessante, no? L'ottimizzazione forse la vedevamo facendo, andiamo in questo modo, cioè che se noi qui facevamo l'arco coseno. Quindi arco coseno di 0 e poi gli mettiamo LLA cos di 0. Ecco, questa cosa, vedete che viene addirittura resa senza neanche fare la concatenazione di stringhe, ma dando direttamente il totale, il che è molto interessante, no? Quindi se noi lo scriviamo così, vediamo che questa cosa diventa automaticamente molto più cioè molto più elementare da vedere. Allora, la volta scorsa di fatto abbiamo visto soltanto questo, che però è già molto, no? Quindi abbiamo visto la possibilità di vederci gli eventi, abbiamo visto la possibilità di poter avere gli eventi un aiutino mentre chiamiamo gli eventi. Quindi per chi lo sa fare, ad esempio, sa che c'è un comando che si chiama listener, che però ha una serie di parametri, control spazio, vedete, listen. Allora, listen, vedete che così ce le scrive direttamente lui e non dobbiamo fare lo sforzo di scrivere tutta questa cosa che appare sempre uguale. Poi non ricordo se possiamo fare if c'è control spazio, no, non funziona, quindi abbiamo i parametri, dobbiamo scriverceli, però possiamo, come vedete, scrivere e fare delle cose. Non so se sia così potente da accorgersi di una cosa del genere, cioè if channel uguale 5, questo è un errore. Ecco, no, questo non ve lo capisce. Questo in realtà è un errore perché vogliamo mettere, confrontare channel con 4, però
Però se scriviamo channel uguale 4, questo in realtà è un errore, dobbiamo scrivere channel uguale uguale 4. Quindi if channel uguale uguale 4, poi possiamo fare llOwner 6 e poi gli mettiamo il messaggio. Altri miracoli, non è che faccia dei miracoli incredibili questa versione di LSLForge, ma come vedremo la prossima volta, permetterà di strutturare il programma in modo molto molto raffinato e poter salvaguardare, quindi condividere delle cose fra un progetto e l'altro. Quindi hai scelto il canale string di channel. Okay. Però ci consente di avere la contabilità esatta di punto virgola e quindi di essere sicuri che se salvandola non ci sono punti rossi, a meno di bachi che potrebbe averne anche l'SLForge, questo programma girerebbe anche in OpenSim. Solo unica cosa, l'SLForge normalmente è tarato per Second Life. Questo vuol dire che in realtà la versione base, se voi avete una lista, lista mia lista, e poi gli fate un mia lista più uguale e gli mettiamo un elemento dentro. Ok, allora la versione originaria di questo programma qui darebbe questo, che è la concatenazione fra liste, ma ci metterebbe delle parentesi in testa e in coda. E ho fatto una variante, qui su Mac si vede che ho aggiunto nell'intestazione pacchio, su Windows forse non si vede questo, però dovrebbe vedersi 0165, che è una versione in realtà un pochino vecchietta. Ma vedete che ha messo la concatenazione di liste senza le parentesi in cima in coda che creavano problemi a OpenSim. L'altra cosa è che, attenzione, al momento non potete usare i comandi OS, quindi se fate OS, CTRL, non vi fa vedere nulla. Quindi la configurazione dei comandi per OpenSim, adesso magari ne farò qualcuno e poi chiederò a qualcuno di voi di darmi una mano. Bisogna fare un'altra patch per contenere questi comandi. Adesso, giusto per demo, ho fatto un comandino che ho chiamato llpippo, quindi CTRL P, vedete che su pippo ho fatto un llpippo che simula, non esiste ovviamente sto comando, ma era solo per verificare che potessi farlo. Ho fatto llpippo che riceve un numero e torna un numero, quindi se io faccio string x uguale questo, qui intanto mi dice che due errori, no? Perché llpippo torna cioè vuole un intero e torna un intero, quindi dobbiamo metterci qua un intero, 4. Qui abbiamo ancora un errore perché è tornando un intero, non possiamo metterlo in una stringa, quindi dobbiamo mettere in integer. Quindi, come vedete, llpippo non esiste. Adesso ho fatto in modo tale che esistesse. Analogamente, adesso cercherò di inserire nella lista di comandi che riconosce LSLForge anche i comandi di OpenSim. Più o meno questo è tutto quello che abbiamo visto martedì scorso. Ci prepareremo allora per il prossimo martedì. Buona serata.